Ora che i giornali hanno sbattuto il mostro in prima pagina, che la strage di Brindisi venga derubricata a storia di vendette personali, il rischio è che sulla scuola cali il sipario, che si finga che tutto vada bene. C'è da scommettere che tra qualche giorno calerà anche il sipario sulle polemiche suscitate dall'intervista del ministro Francesco Profumo a Repubblica di domenica scorsa, 3 giugno. Francesco Profumo aveva preannunciato alcuni punti di una riforma che doveva essere discussa dal Consiglio dei Ministri, tra qualche giorno. Le critiche si sono concentrate sull'idea di premiare il merito, dando una borsa di studio al primo di una scuola, al più bravo di una scuola, e favorendo anche la sua assunzione presso aziende private. Non si può che concordare con le perplessità che a tal proposito ha espresso Asor Rosa, sempre su Repubblica il giorno dopo, che invece plaude alle masse di presidi e docenti che si battono con silenziosa lena per tirare su classi intere di alunni, molto bravi, bravi e meno bravi, perché solo quello sforzo comune è scuola. Altrettanto, sempre sul quotidiano La Repubblica, non si può che essere d'accordo con Nadia Urbinati, la quale obietta che una scuola votata al primo è una scuola che rischia di essere votata alla mediocrità, non al merito, perché è spronata non a formare molti studenti, ma a blasonarsi con il nome di un vincitore. Sì, d'accordo, ma c'è un ma grande come una casa o si potrebbe dire come una scuola. Si delinea una scuola ideale e poi non gli si dà delle gambe per andare avanti. Il rischio, in realtà, è che poi tutto rimanga come prima. Perché invece la scuola pubblica funzioni, occorrono due cose: finanziamenti, soldi, ma soprattutto una diversissima organizzazione del lavoro. Un'organizzazione che dia spazio ai docenti, i quali devono diventare reali protagonisti, ossia anche responsabili dei risultati che ogni scuola raggiunge. Senza di questo, il merito individuale avrà partita vinta, avrà partita facile, perché è l'unica risposta per coprire un vuoto, l'immobilismo organizzativo e l'ambiguità di fondo che da tempo rimane nel ruolo della professionalità docente.